Allora, io ti direi, partiamo subito in bomba. Prendici proprio per la mano e accompagnaci all'interno del tuo mondo, direi, all'interno di questo fantastico mondo che sono appunto i fumetti e più in generale il disegno. Io direi di partire con anche una piccola introduzione, così ti conosciamo anche un pochino meglio per quanto riguarda la tua storia. Qual è stata la tua esperienza artistica, diciamo? Molti, molti anni fa, nel senso che cinquantina d'anni, diciamo, però parte ancora dalle scuole elementari. Ho sempre disegnato tantissimo, giravo addirittura sempre con lo zainetto, blocco e matita o penna. L'esperienza parte proprio da lì, dalla passione, cioè vuole sì passione e anche talento, ovviamente, però se uno è costante in una cosa, il mio mondo Assolutamente, se ci crede veramente, diciamo, è il suo chiodo bravissimo. fisso, come immagino che sia esattamente per te, e appunto prima o poi arriva sicuramente a qualche parte, come te, appunto, negli anni hai maturato un vero e proprio stile. E proprio per quanto riguarda lo stile, anche per tutti gli ascoltatori, magari appassionati e disegnatori come te, raccontaci un po' quali sono i fumetti che ti hanno ispirato particolarmente, quelli proprio che hanno lasciato una macchia indelebile sul tuo stile personale e sul tuo disegno personale. Guarda, sono sempre stato appassionato di Jacovetti, ancora da quando ero piccino, però sono stato influenzato da moltissime cose, da moltissimi maestri nella mia vita. Diciamo, all'inizio avevo compagni di scuola proprio che disegnavano, da quello figurativo a quello comico. Sono sempre stato attratto più da quello simpatico, diciamo, il fumetto appunto Jacovetti, cose del genere. Ma sempre appassionato anche da crescendo, andando a scuola, Edica come disegnatore. I racconti scellerati di Edika, che erano degli album di Totem, che c'era all'epoca, un po' strani, un po' sul borderline insomma, comunque alla fine, andando al liceo artistico, Accademia delle Arti, ho avuto occasione di conoscere grandi maestri del fumetto, che avevo anche conosciuto, tanti molto bravi, non sto comunque a citarli, perché sono magari sono noti per tutto, però tra i maestri grossi che ho avuto c'è Nino Manara, che è rimasto un amico, e qui ho preso tantissimi spunti e tantissimi stili, perché alla fine disegnavo più disegnetti, tipo più pacchetti, ancora comunque. Sono molto plasmatico, a seconda delle richieste, disegno dal figurativo, faccio molti ritratti. Ne ho fatto uno anche recentemente lì a Roma, una ragazza che mi ha visto su Instagram, che volevo ricordare il mio Instagram, Espen Fumetti, Hai fatto Espen, benissimo, guarda, è proprio in questo trattino momento sotto ho messo, Fumetti. esatto, ho messo proprio la scritta in questo momento, quindi hai fatto benissimo a ricordarcelo. E guarda, ti dirò anche di più, Giorgio, per pompare proprio al massimo sia Instagram che Facebook, io direi di lanciare anche un hashtag, che ne dici? Così ce l'hai proprio personalizzato, fatto per te, potrebbe essere hashtag Espen Fumetti, per esempio, che è proprio anche Perfetto, è quello il che uso nome dei sempre. profili. Esatto, Guarda, infatti. sinceramente anche sul mio canale YouTube, che tengo a precisare che anche lì lo trovate come Espen Fumetti, e c'è proprio davanti a ogni video c'è proprio la scritta "Se ti commetti, Espen Fumetti", perché è il modo per far conoscere, diciamo, l'arte. Perfetto, E c'ho in giro anche gli assolutamente, adesivi, c'ho assolutamente. tutto un Allora, merchandising, diciamo, di cose. fai benissimo, infatti lanciamo questo hashtag, Espen Fumetti fatto su misura per te, che ricordo tutti gli ascoltatori potranno utilizzarlo per arrivare subito alle tue pagine social o al tuo sito, che comunque dopo pian pianino ci arriviamo, dopo lo ricordiamo anche per tutti, per chiunque fosse interessato, ma potrai utilizzarlo anche tu per attirare gli ascoltatori. Infatti mi raccomando, utilizzalo quando posterai questa intervista, così gli facciamo fare il botto Certo. di views su qualunque profilo e qualunque social sia essa postata. E tra Cerco ogni l'altro, tanto Giorgio, di seguire sì, tutti i social, perché, fai oddio, benissimo. Facebook non riesco a farcela, sinceramente. Però Occhio, guarda Instagram ho un visto che attimo. sei molto Instagram attivo sono abbastanza comunque, infatti. attivo, sono forte, tutte le sere alle 9, alle 21 posto sempre, quindi cerco di Perfetto. mantenere, diciamo, un contatto sempre con fan, con la gente Fai che mi benissimo, segue. guarda, rafforzando questo contatto con i fan di cui mi stai parlando, appunto, tu mi volevi parlare, Giorgio, di un progetto in particolare dedicato a Roma che stai sviluppando in questo momento, giusto? Ci vuoi raccontare meglio di cosa si tratta? Guarda, ne ho tante di cose, però per gli ascoltatori di RRC ho pensato di fare un'illustrazione proprio per voi, ragazzi. Cioè, voi manda mi mandate una mail. Io ho sito, allora, ho fatto il sito in questo lockdown, perché si lavora anche, no?
ho realizzato il mio sito nuovo, che è neurone.es, ES come Espen. Chiedetemi perché neurone, lo scoprirete quando vedrete. E niente, sulla casella di posta di quel sito, che sarebbe giorgio@neurone.es, se mi mandate una mail dopo questa intervista che ho scritto Roma, facciamo un oggetto come fosse Roma, e vi mando un poster che praticamente è realizzato per tutti gli ascoltatori. Cioè, proprio una ragazza con Roma dietro alle spalle, con una dedica per voi. Faccio Perfetto, piacere. è veramente fantastico. Io Io direi a di livello fare un dico, appello appunto di guarda, ricordare e incitare. Vai. funziona anche i commercianti, cose del genere, se lo possiamo poster, se uno se lo può stampare, farne quello che vuole, può postarlo col Assolutamente. nome della radio, può postarlo con i vostri hashtag. Almeno si fa girare un po' l'illustrazione fatta a mano, perché io disegno a mano, ricordo, Ovviamente. perché una ragazza un giorno mi ha scritto che app usa? Non uso nessuna Beh. app, Niente app, mi ha un'app fatto un po' vecchio stile che innervosire. si chiama mano mia personale. Bravissimo, Comunque. cioè io disegno a mano, allora le tecniche magari per quelli giovani che si collegano vogliono sapere, vedono sul mio canale YouTube, perché è sempre esperto. Però in ogni Assolutamente. caso ve la spiego che disegno praticamente a mano con magari un'immagine grande o un poster o una foto o somigliare, diciamo, Perfetto, perfetto Giorgio. cavallo, Allora, per guarda, capitarmi. per diffondere questo messaggio il più possibile, io direi di lanciare un altro hashtag. Non mi viene veramente in mente uno strumento migliore, perché facciamo, per esempio, hashtag illustrazione Roma personalizzata. Secondo me potrebbe essere Perfetto, guarda, me lo molto scrivo qua dopo calzante. quando la posterò. Hashtag, Bravissimo, appunto. bravissimo. Così lo aggiungiamo al nostro arsenale. C'era già hashtag Espen Fumetti, noi lo Potremmo ricordiamo così. mettere illustrazione Roma, penso che si trovi, o no? Sì, penso di sì, però noi lo vogliamo proprio fatto su misura per te, quindi facciamo hashtag illustrazione Roma personalizzata, così chiunque fosse interessato lo troverà immediatamente, capito? In questo modo arriverà Dopo. direttamente a te. Ricordiamo comunque anche l'hashtag Espen Fumetti per chiunque se lo fosse perso. Adesso hai due hashtag nel tuo arsenale, mi raccomando, Giorgio, questo video veramente arriverà in capo al mondo, già me La lo bomba. immagino. E io Comunque ricorderò niente. anche. Niente, volevo Dimmi, dimmi. solo ricordare che appunto disegno anche questa illustrazione che troverete o comunque se mi manderete la mail ve la invio subito. E niente, le disegno comunque a mano. Passo la china nera o il tratto comunque nero, sempre tutto a mano. Dopodiché viene scansionato e colorato in Photoshop o altri programmi comunque digitale. Quindi alla fine si ha un prodotto Perfetto. digitale che però è amanuense, ovviamente. Assolutamente. Diciamo la base è a mano, però poi tutti appunto le aggiunte successive sono anche c'è anche Perché l'input, io diciamo, del digitale. se di lavoro faccio il graphic design, quindi alla fine ho messo insieme le due cose. Cioè, ho sempre Hai disegnato fatto appunto una benissimo, vita, così quindi hai volevo unito, essere. diciamo, le parti migliori dei due mondi. Perfetto. Alla Giorgio, fine. scusa se ti interrompo un attimo, scusa, voglio solo ricordare a tutti anche i tuoi contatti, così in fase di chiusura, il profilo Facebook Espen Fumetti, scritto tutto attaccato, il profilo Instagram anche Espen underscore Fumetti, e poi prima ci hai già ricordato il sito web e il canale YouTube, quindi veramente siamo Sì, a comunque posto. perché? Sì, perché alla gente interessa anche vedere come si realizzano questi libri. Assolutamente, quindi diciamo, Essendo lì. lanciamo un appello, diciamo, perché tutti gli ascoltatori possano vederlo. Giorgio, io ti ringrazio veramente tantissimo per essere stato con noi, ti auguro un grande in bocca al lupo per tutto. Piacere mio, dopo vi mando anche a voi comunque degli studi. Non vi preoccupate, amici ascoltatori, On Air torna subito. Voi potete rimanere sintonizzati perché le interviste non finiscono mai.